Salve a tutti, benvenuti in questa puntata del Professionista Risponde. Io sono Yorgos, architetto Yorgos, sono un esperto di edifici zero energy e siamo qua insieme anche per questa puntata per parlare di argomenti che vi interessano perché riguardano le vostre unità immobiliari, le vostre case, i vostri negozi. Ecco, prima di. Ecco, l'argomento che io vorrei iniziare a. Anzi, più che altro quello che vorrei fare oggi insieme a voi è quello di rispondere a delle domande che mi avete inviato in questi giorni. Sono delle domande, quelle che ho scelto oggi, che sono un po' particolari, non sono delle domande molto pratiche. Ora capirete di cosa mi sto riferendo. Innanzitutto vi invito a scrivermi, a continuare a scrivermi per qualsiasi cosa, così io potendo potrei darvi le informazioni che cercate. Allora, parto con la prima domanda che è interessantissima. Mi scrive Gianfranco da Grosseto. Dice, secondo lei, quali sono gli ingredienti più importanti per un'abitazione? È una domanda un po' filosofica, però è molto interessante perché colgo l'occasione anche di parlare di cose che potrebbero essere utili. Allora, qual è la cosa, l'abitazione prima di tutto può sembrare una cosa banale, ma è il nostro rifugio, ok? Questo lo sappiamo tutti. In un'abitazione, quando ognuno fa la propria casa, il suo proprio tetto per potersi proteggere dagli agenti atmosferici esterni e poter sentirsi sicuro. Questo lo sappiamo tutti. Però ecco, quali sono gli ingredienti più importanti? Allora, sono tantissimi, però ecco, secondo me una cosa che dovremmo un po' riflettere tutti e chiunque vorrebbe farsi una casa dovrebbe cercare di realizzarlo, questo ingrediente, è quello di avere una casa flessibile. Che significa questa cosa? Allora, noi siamo delle persone, no? Abbiamo una famiglia oppure viviamo da soli e abbiamo la nostra età, chi ha 20, 30, 40, 50 anni decide di farsi la propria abitazione. Allora, è un progetto lungo di vita. Se uno compra una casa per starci almeno 10 anni, 20, magari anche per tutta la sua vita. Quindi lui, facciamo esempio, la compra a 30 anni e probabilmente per altri 20 abiterà lì. Quindi significa che dai 30 ai 50 vivrà in quella casa. Ovviamente in quegli 20 anni che cosa accade? No, una persona cambia, cambiano le sue esigenze, cambiano le sue aspettative di vita, cambiano i suoi gusti, cambiano diverse cose. E quindi la casa come concetto, come spazio delimitante, uno spazio che mi limita, mi protegge da quello che sta fuori, proprio un confine tra il mio mondo e il mondo che sta fuori, dovrebbe essere cambiato anche questo, perché io cresco, cambio, deve cambiare anche il posto dove io abito perché mi rappresenta. Quindi ecco, dovrebbe essere flessibile. Facciamo un esempio attraverso una foto per capire anche che cos'è questo concetto. Ecco, vi sto mostrando una foto adesso che vedete nei vostri televisori dove vedete un soggiorno abbastanza ampio. Questa è una casa che abbiamo realizzato in Grecia, quindi in un clima abbastanza mediterraneo, anzi mediterraneo, molto soleggiante. Quindi ecco, che cosa notiamo in questa casa qua? Soprattutto notiamo che è uno spazio grande in cui non esistono tante barriere, dove io posso cambiare l'arredamento a seconda del periodo di vita e delle esigenze che io dovrei soddisfare. Quindi ora uno pensa, ma non sempre gli ambienti sono grandi, però anche quei piccoli dovremmo pensarli, anzi chi magari, cioè, chi, anche voi stessi quando pensate, cercate di progettare la vostra casa, ponetevi questa domanda, ma io fra 20 anni sarò in grado di modificare casa mia con poche spese? Oppure se voi vi affiancate da un architetto, da un ingegnere, da un geometra che vi aiuta a realizzare la casa dei prossimi 10, 20 anni oppure della vostra vita, cercate di
chiedergli queste cose. Non pensate che, non considerate il tecnico che vi affianca soltanto come uno strumento, una persona che depositerà una pratica edilizia, una cosa totalmente burocratica per andare avanti, oppure solamente come quel professionista che vi farà la casa bella solo per quel periodo che vi state lavorando insieme. Ma chiedetevi queste cose, cercate di tirarli fuori questa formazione. Ma casa mia fra 20 anni potrà essere modificata? Come mi organizzi la mia casa in modo che io nei prossimi 20 anni posso cambiarla, perché io committente cambio, no? Quindi ecco, per esempio in questa foto che vi sto mostrando nei vostri televisori, noi abbiamo pensato proprio a questa cosa, ci siamo posti la domanda, quindi abbiamo fatto delle demolizioni, perché prima gli spazi erano molto piccoli, abbiamo fatto delle demolizioni, abbiamo organizzato lo spazio interno in una maniera che chi ci va ad abitare, oltre ad avere una casa molto, come vedete, molto luminosa, potrà anche, a seconda delle sue esigenze nell'arco degli anni, cambiarla. Bene, allora, come dicevamo, la casa dovrebbe essere flessibile, quindi dovrebbe essere in grado di essere trasformata durante gli anni della nostra vita al suo interno. Andiamo alla prossima domanda, che è altrettanto interessante per tante, forse, persone che adesso stanno cercando casa e forse stanno vivendo la stessa situazione. Allora, mi sta scrivendo Giulia da Livorno, mi sta dicendo: sto cercando una casa da comprare per andare a vivere insieme alla mia famiglia. Ne vedo tantissime di tutti i colori. Secondo lei, quali sono quelle cose che dovrei notare durante le visite per capire se quella casa è adatta per me? Allora, questa domanda è molto interessante, perché diverse persone che sono proprio in quella fase in cui stanno cercando una casa, un fondo per ospitare un'attività o ospitare la loro propria vita, vanno a vedere diverse cose, ne vedono ovviamente tutti i colori, di belle, di brutte, di care, di meno care, e mi fanno questa domanda. È noto che non fanno attenzione spesso a una cosa molto importante. Allora, partiamo dal fatto che ci sono tante cose di cui uno dovrebbe notare, però in quei 20 minuti che vai a vedere una casa, cosa devi notare subito? Allora, prima di tutto, secondo me, la cosa importante da considerare subito appena entriamo in una casa è la luce. La luce è una cosa importantissima. La luce e le aperture finestrate, quindi luce ed aria, è una cosa molto importante. Non si può vivere bene oppure lavorare bene in nessun ambiente in cui non è luminoso e non c'è possibilità di arieggiare. Quindi, quando entrate in una casa, magari andate anche nelle ore di punta, dove magari sappiate che c'è più casino fuori dalla vostra casa, per capire anche il livello di acustico, se c'è molto rumore. Quindi secondo me non si può abitare in una casa bene se non c'è luce, se non c'è possibilità di ricambiare l'aria all'interno, che è importante, perché io non devo respirare sempre la stessa aria, e possibilmente se è tanto e se è abbastanza isolata acusticamente. Bene, un'altra cosa che sarebbe secondo me utile fare è quella di cercare di mettersi in mezzo alla stanza. Allora, prima di tutto, non fate caso, premetto, non fate caso così tanto ai livello di stato attuale, nel senso in che stato attuale si trova la casa. Cioè, non fateci così tanto se vedete gli intonaci che stanno cadendo, gli impianti da rifare. Ovviamente questo dipende dal budget che uno ha a disposizione, però diciamo che se io entro in un fondo in cui lo vedo a primo impatto che si trova in uno stato degradato, tra virgolette, perché ha impatto, non spaventatevi, perché su questo c'è sempre soluzione. Su altre cose non c'è soluzione. Quali sono quelle che ho detto prima? Aria, luce e rumore. È più difficile intervenire su una casa esistente che sia così. E poi l'altra cosa che è più difficile che sia soluzione è la percezione che voi
avete quando vi trovate in quello spazio. Quindi io cosa dico tante volte alle persone con cui collaboriamo o ai miei clienti? Gli dico: guardate, quando entrate in una casa, mettetevi nel mezzo di una stanza, probabilmente del soggiorno, che è l'ambiente che si vive di più, che sarebbe il nucleo principale della casa. Mettetevi in mezzo, no? E provate a sentire come percepite lo spazio, come vi sentite in quel momento. Vi piace? Vi immaginate bene? Non immaginatevi soltanto dove potete mettere il divano, che parete, che colore di parete potete usare, perché questo arriva dopo. Ma quando siete dentro, il vostro istinto cosa vi dice? Vi sentite bene? Quello che vedete dalla finestra fuori vi piace? Vi dà fastidio? L'intensità di luce che c'è dentro vi piace? L'istinto vostro dice tanto, quindi ascoltatelo quel momento. E poi in base a questo poi andate avanti. Poi ovviamente una cosa che non ve lo dico, però lo state già facendo, è quello di andare a capire se gli spazi che ha quella casa a disposizione vi possono bastare. Quante camere state cercando? 3, 4, 2, un soggiorno, vi basta, non vi basta? Vabbè, quello lo state già facendo. Però ecco, queste due cose secondo me sono le prime cose da fare quando si entra in una casa. Quindi capire luce, aria e isolamento acustico, e poi la percezione che voi avete quando siete in quella casa: è positiva o è negativa? Poi dopo cominciate a guardare anche le cose più pratiche, che sono i vani, che è lo stato attuale, gli impianti, le finestre, oppure anche gli affacci fuori. Affacciatevi dalla finestra, guardate cosa c'è sotto, lo spazio intorno, che vedrete quasi tutti i giorni per 10 anni, 5 anni, 20 anni, il resto della vita. Vi piace? Perché e c'è un giardino fuori, c'è un palazzo brutto, ci sono le macchine sotto. Più o meno queste cose. Bene, allora, per oggi è tutto. Io vi invito a scrivermi, a telefonarmi, a mandarmi una mail, quello che volete, per qualsiasi cosa. E vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.